spostati dalla piscina, perché se casco di cerchio dentro la piscina mi arrabbio. Giorgia, che stai facendo? Babbo, sto guardando la televisione. Ecco, immaginavo. Senti un po', Giorgia, oggi è festa. Ma che vuoi stare tutta la giornata davanti alla televisione? Sì, babbo, che c'è di male? Ma come che c'è di male, Giorgia? Ma potresti giocare, potresti andare fuori, potresti fare un sacco di cose. Ma ti propongo una cosa io. Ti va di giocare insieme a me? Sì, babbo, ma che gioco? Si gioca... Non ci avevo pensato. A dama? Va bene, babbo, ma non so giocare. Qual è il problema? Te lo spiego io. Io ci so giocare, te lo spiego io. Va bene? Va bene, babbo, giochiamo. Ma che? Devo la prendere. Ok, Giorgia, allora questa è la dama. Ci sono le pedine nere e bianche. Quale scegli? Nero. Nero, perfetto. Babbo, però adesso come si gioca? Giorgia, è molto semplice. Guarda e ascolta bene quello che dico. Allora, per giocare insieme, innanzitutto iniziano sempre quelli bianchi e bisogna scavalcare un posto. Bisogna sempre andare in, come lo ricordo, in obbligo. Comunque, guarda qui, basta fare così. Dopodiché, quando la tua pedina sta vicino alla mia, tu puoi saltare. Nel saltare puoi mangiare la mia pedina, ok? E poi se io invece vado vicino di te, vicino a te, tu cosa fai? Babbo, per la verità non ci ho capito un tubo. Possiamo andare fuori a giocare tutte insieme? Ma dai, Giorgia, prova a fare una partita con me. No, dai, babbo, andiamo fuori. No, dai, Giorgia, non ci ho voglia di andare fuori, anche perché mi fa freddo. Se ci vuoi andare, baci da sola, però ti raccomando, non ti fare male e soprattutto non giocare con l'acqua della piscina. Ci siamo capiti? Va bene, babbo, non ti preoccupare. Ragazzi, se pensate anche voi che il gioco della dama è noioso, lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. No, l'ho fatto all'incontrario. Così? Sembra una scimmia. L'ho preso nel piede. Vai, bravo. No, aiuto, vieni qua. Cattivo. Vai. No, 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 no. Mannaggia, mi è finito. In acqua. Devo stare attenta che il babbo non mi vede, perché non vuole che gioco con la piscina. Ora come faccio a prenderle? È finito proprio quasi in mezzo. Con la tua cerchio. Ah, mi sono schizzata tutta. Bravo. Meno male che il babbo non mi ha vista. Giorgia, che stai facendo lì vicino alla piscina? Niente, babbo, sto giocando con i cerchi. Va bene, Giorgia, però ti raccomando, spostati dalla piscina, perché se casco di cerchio dentro la piscina mi arrabbio. Va bene, babbo, stai tranquillo. Ok. È meglio che cambio gioco. Adesso voglio superare il record. Voglio fare il giro della piscina in 10 secondi. Pronti? Tempo, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondi. Uffa, non è giusto, ci devo riprovare. Adesso ce la farò. No.
è caduto in piscina. Ora come faccio a prenderlo? È in fondo. No, aiuto, aiuto. Se lo scopre papà si arrabbia di brutto. Oh, davvero, come faccio a prenderlo? Adesso provo a prenderlo col retino. Aiuto, è troppo grande. Perfetto, adesso lo dovrei girare e provare a prenderlo. Oh, però mi fa male il ginocchio. Oh no, è troppo difficile, non ce la farò mai. Ragazzi, sono sicura che quando il babbo lo scoprirà si arrabbierà tantissimo. E voi per favore non scrivete niente nei commenti. Oh, vieni qua. Oh, andiamo a contare che sta combinando la Giorgia, perché sono 40 minuti che è fuori. Giorgia, che ci fai con retino in mano? Che ti avevo detto, Giorgia? Niente, babbo, ho visto un animalino e lo volevo salvare. Giorgia, lascia subito quel retino, perché se casca in piscina mi arrabbio. Ci siamo capiti? Sì, babbo, va bene. Ok. No, basta, mi arrendo. È impossibile prendere il monopattino. E poi devo andare a casa perché mi devo medicare la ferita, che mi fa troppo male. Ai 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 ai. Mi fa troppo male il ginocchio. Aia, mi fa malissimo. Oh, Giorgina, hai finito finalmente di giocare al monopattino? Sì, babbo. Giorgia, ma sei strana. Cosa hai fatto? Non ti vedo tanto bene, No, babbo. Aia. Giorgia? Ma togli quella mano? No. Togli la mano, Giorgia, per favore, togli la mano. Ma che cosa hai fatto al ginocchio, Giorgia? Oh, babbo, sono caduta, non l'ho fatto apposta. Lo sapevo che succedeva qualcosa. Ora mettiamoci seduti sullo scalino e mi spieghi che cosa hai combinato, ok? Giorgio, ora mi spieghi come hai fatto a farti male in giardino. Babbo, stavo correndo e sono caduta nei sassolini. Nei sassolini? Ma dove sono questi sassolini? Che c'è il cotto e poi c'è l'erba. Scusami. Scusa, babbo, ho sbagliato. Nell'erba. Cioè, tu nell'erba ti sei fatto uno sbuccio così, Giorgia? Ah, quanto andava? 200 all'ora? Sì, andavo veloce. Giorgia, non so se crederti. Comunque, ora si chiama la mamma e ti fa medicare la ferita, perché se continua a uscire sangue ti può fare anche infezione. Cinzia, puoi venire un attimo, per favore, che si è fatta male, Giorgia? Come si è fatta male, Giorgia? Che hai fatto, amore? Dice che è cascata correndo sull'erba e si è sbucciato tutti i ginocchi. Guarda in che condizione sta. Fammi vedere, Giorgia. Ma uffa, ma te l'avevo comprati ora questi pantaloni. Che dobbiamo fare? Mia, mi fa male. Andiamo a medicarci, dai, ce la fai a salire gli scalini? Sali con quell'altro lì, con l'altra gambina. Brava, ancora, ricambia il piede. Ragazzi, io vado un attimo fuori a sistemare tutti i giochi che Giorgia ha lasciato in giro, che sta per piovere e poi si bagnano, ok? Va bene. No, no, babbo, li ho sistemati io. No, non l'hai sistemato te, l'ho visto che ero tutti fuori, ok? Non ti preoccupare, ci penso io, tu vai a medicarti il ginocchio. Andiamo, dai. Allora, amore mio, ora forse ti brucia un po', ricambia cotone. Però che brutta ferita. Ti metto il cerottino, tutto bello colorato, ecco fatto. Su, dai, vedrai che ti passa presto. Ora andiamoci a cambiare, vieni. Ecco, guardate qui, guardate qui. E meno male, dice che aveva sistemato. Ok. Ma quanto pesa questo?
Ragazzi, ero sicuro che Giorgia prima fuori stava giocando col monopattino. Ma dove l'ha lasciato? Io non lo vedo. Eppure sono sicuro che ci stava giocando, Che cos'è quella cosa colorata? Ma quello è il monopattino di Giorgia! Ma come ha fatto a finire dentro la piscina? No, ma ora come faccio a prenderlo? Ma come io capisco? Ora entro a casa e gliene dico due. Ora mi sente! Giorgia! Giorgia! Dove sei, Giorgia? Oggi la combinata grossa! Giorgia, dove sei? Giorgia! Mi sa che il babbo se n'è accorto. Salvo, ma cosa c'è da urlare? Cosa c'è da urlare? Vieni con me che ce lo facciamo dire da Giorgia, vieni. Giorgia, mi devi dire qualcosa? No, babbo. Sei sicura? Sì. Non è che quella ferita c'entra qualcosa col monopattino? No. Giorgia, guarda che se continui a dire di no, aggrava ancora di più la tua situazione, che non è bella, te lo sto dicendo. Dimmi la verità subito. Va bene, babbo, ti dico cosa è successo. Io volevo fare il record della piscina, che devo fare il giro in 10 secondi. Però stavo andando troppo forte e ne avevo perso il controllo e io mi sono fatta male e il monopattino è caduto in piscina. Hai visto perché ti avevo detto di non giocare accanto alla piscina? Perché possono succedere queste cose. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che hai lasciato il monopattino dentro la piscina, non mi hai detto niente, e il fatto che posso anche pensare che se cadevi dentro potevi anche affogare. Babbo, ma non l'ho fatto apposta, dai. Ma io ho capito che tu non l'hai fatto apposta, però dimmelo, non puoi lasciare il monopattino 3 ore dentro la piscina. Lo sai che poteva andare a finire nei filtri della piscina e poi si poteva rompere e noi quest'estate non si poteva fare più il bagno? Comunque, Giorgia, oggi l'hai fatta grossa, mi hai fatto troppo arrabbiare, quindi ora ti tocca una bella punizione. No, non l'ho fatto apposta, babbo. Salvo, però non essere così drastico e drammatico e cattivo. Poverina è caduta, dai, non l'ha fatto apposta. No, Cinzia, non funziona così. Lei deve imparare ad ascoltare quello che noi gli si dice, perché se no succedono poi queste cose, ok? Non mi sta bene. Ora si becca una bella punizione. Quindi adesso salutiamo i nostri amici che ci stanno guardando, ok? Ma prima vuoi dire qualcosa a loro? Babbo. Ragazzi, ascoltate sempre i consigli dei vostri genitori, perché sennò succede quello che è successo a me e vi beccate una bella punizione. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto lasciateci tanti like! E io e Giorgia, un po' ferita e io arrabbiato, vi salutiamo con un grande wow! E adesso Giorgio, tu stai in camera che io devo cercare di recuperare quel monopattino che sta in fondo alla piscina. No, non è giusto.